tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. In città si respira libertà, donne a uomini abbracciate, sembran tutte fidanzate. C'era un re, dopo il voto più non c'è, c'è una terra bastonata, basta adesso è liberata. Ecco qua, c'è una grande novità, votan tante tante donne, tutte in fila con le gonne. Io lo so, il mio voto a chi lo do? Uomo o donna, quel che conta è che lasci la sua impronta. L'Italia esce dalla Seconda Guerra Mondiale disastrata. Il paese è un cumulo di macerie e la Seconda Guerra Mondiale è stata una guerra totale. Non ha risparmiato i civili, ha imposto enormi sacrifici anche alle donne. Una quantità di donne, di persone, di famiglie erano sfollate, sinistrate. Le scuole erano tutte occupate da sfollati e sinistrati, quindi il problema fondamentale in quel momento era cominciare a ricostruire, liberare le scuole, riaprire le scuole. C'è anche proprio una quotidianità da ricostruire. Gli uomini erano stati in combattimento, quindi in casa denaro non ne entrava, quindi povertà, insomma. C'è ancora il problema dell'approvvigionamento, per cui le donne che di questo si fanno carico sono costrette a sopportare un surplus di lavoro quotidiano per trovare alimenti, per sfamare i propri figli, per provvedere alla propria famiglia. Polenta, polenta, poi polenta ancora. Qualche volta qualche po' di latte che serviva a condire la farina gialla. Quando uccidevano il maiale i contadini, festa per tutti, tanto che una volta ho chiesto a un bambino come mai non era venuto il giorno prima a scuola e lui mi ha detto perché ieri eravamo in festa. Abbiamo copato il sonino e il giorno dopo lo stesso bambino è venuto a scuola, bello rosso in faccia. Ho chiesto come mai Mario sei così accaldato, perché oggi ho mangiato il bruto, che era il brodo, e il codeghino. Vi è però un grande clima di speranza, di apertura verso il futuro, e questo lo nutrono sia gli uomini che le donne. Anna Garofalo è la prima giornalista che affronta con coraggio i temi dell'emancipazione della donna. Dal settembre 1944 Anna conduce alla radio la trasmissione Parole di una donna. La sua modernità spaventa, spiazza, ma obbliga a riflettere. Le donne sono stanche, disorientate. Hanno visto molte cose, meditato in silenzio. E certo hanno bisogno di un aiuto, che forse la mia voce potrà dare. Io ho i loro stessi problemi, le stesse loro incertezze, paure e desideri. Anna Garofalo, una grande giornalista, un intellettuale di quel periodo, ha scritto: le donne avevano un grande desiderio di parlare, di confrontarsi. E il fermento che il paese vive nel corso del 46, quando si vota per il referendum monarchia o repubblica,
è un fermento che si manifesta nella società civile, si rafforzano i partiti politici, sono sempre più visibili sullo scenario pubblico, nascono anche le grandi organizzazioni femminili di massa, quali l'Unione Donne Italiane di matrice laica, il Centro Italiano Femminile di matrice cattolica. La libertà è una conquista e il voto per tutti, uomini e donne, è spesso il segno tangibile di una lunga lotta. Ma da quando si comincia a parlare di voto alle donne? Nell'autunno-inverno del 1944 il tema del suffragio femminile è presente nell'agenda politica e dei partiti, dei grandi partiti di massa e delle organizzazioni femminili. L'Italia aveva avuto un movimento suffragista già nell'ultimo ventennio dell'Ottocento e il tema del voto ebbe la sua massima espressione a cavallo tra il 1906 e il 1907. E lo stesso anno ci fu una petizione firmata da moltissime donne importanti, tra cui Maria Montessori, diretta al Parlamento, che chiedeva l'estensione del voto alle donne, che non ebbe mai risposta. Un altro momento in cui si suppone che le italiane possano ormai ottenere questo diritto è nel 19, subito dopo la Grande Guerra, quando tra l'altro ormai questo diritto di voto era stato riconosciuto nei vari paesi europei. In Italia le donne arrivano al voto ultime. Basti pensare che negli Stati Uniti le donne avevano conquistato il voto già nel 1920. E addirittura in Nuova Zelanda votavano dal 1893. Noi non si votava perché effettivamente non si contava nulla. A me quello che non mandava giù era quello di non contare nulla, ma non perché avessi voluto fare chissà di che, ma perché non vedevo giusto. Io ho due fratelli decisamente più imbecilli di me. E perché io non avrei dovuto contare? Effettivamente, io capivo prima di loro. Meglio, eppure non contavo nulla. Benito Mussolini nel 1923 è il nono congresso dell'Alleanza pro suffragio a Roma e promette il voto alle italiane. Ma un uomo come Mussolini non capisce che deve riservare alle donne grande attenzione. Nel discorso del 14 maggio 1923, all'inaugurazione del nono congresso Alleanza internazionale pro suffragio femminile, dice: per ciò che riguarda le donne, mi sento autorizzato a dichiarare che, salvo avvenimenti imprevedibili, il governo fascista si impegna a concedere il voto a parecchie categorie di donne. Io penso che la concessione del voto alle donne non avrà conseguenze catastrofiche, come si opina da alcuni disonesti, ma avrà con tutta probabilità conseguenze benefiche, perché la donna porterà nell'esercizio di questi vivaci diritti le sue qualità fondamentali di misura, equilibrio e saggezza. Dal 24-25 diritto di voto poi non verrà riconosciuto. Dapprima i sindaci vengono sostituiti con i podestà, quindi non ci sarà un voto amministrativo. E poi la svolta del 25-26 con le leggi fascistissime e la edificazione dello Stato totalitario fascista. Sotto la nube del fascismo, anche i cittadini di sesso maschile avrebbero perduto le libertà politiche. Alle donne fu consentito marciare in uniforme, cantare inni patriottici e guadagnarsi il titolo di madre prolifica. Ma nessuno pensò che avessero un parere da esporre e una volontà da far valere. Come donne italiane e fasciste, il regime potrà sempre contare su di voi!
sulla vostra tenacia, sulla vostra fede. Dopo la liberazione di Roma, l'Unione Donne Italiane, insieme con altre associazioni femminili, cominciano a svolgere un'azione nei confronti del governo, del Comitato di Liberazione Nazionale, per chiedere che il voto venisse esteso alle donne da subito. La rivista A Noi Donne, portavoce dell'Unione Donne Italiane, UDI, lancia una settimana pro voto. È una settimana di propaganda a favore del suffragio femminile. Nell'ambito di una serie di iniziative che si vanno svolgendo nelle zone liberate del paese, vi è anche una petizione, una raccolta di firme. Una lunga battaglia quella per il diritto di voto, fu tutt'altro che una concessione. Nell'autunno del 1944 il tema del voto viene rilanciato con grande forza dai tre grandi partiti di massa e dalle associazioni femminili. Il 1 febbraio del 1945 viene emanato il decreto Bonomi che riconosce diritto di voto alle donne. Il decreto fu approvato in tempo per mandare la circolare ai prefetti di dire di iscrivere nelle liste non solo i maschi maggiorenni, ma anche le donne maggiorenni. I partiti di massa sono sostanzialmente d'accordo, in particolare lo sono De Gasperi e Togliatti. Bisogna rinunziare alla dottrina e alla pratica della violenza personale, della sopraffazione di parte. Bisogna credere ed accettare totalmente e sinceramente che le questioni di governo e di Stato si risolvono col voto. I partiti di massa sono profondamente convinti che la società italiana sia cambiata profondamente con la guerra, le donne hanno assunto grandi responsabilità e non sono possibili dei passi indietro. Moltissimi uomini mi stuzzicavano perché sapevano che io reagivo, no? E di fatto dicevano, ma che se ne fanno questo voto le donne? Come? Noi siamo molto più importanti di voi. Siete voi che vi siete presi dei titoli che non vi meritano. Vi era poi la paura che le donne italiane non fossero pronte a votare, non avessero una piena consapevolezza politica. Non si sapeva nulla, si veniva da un'ignoranza fascista che si sapeva solamente quando era nato il Duce, quel che voleva, e poi oltretutto, il resto non si sapeva. Sicché era tutta cose vergini per noi, tutte cose interessanti. Quando io votavo all'inizio la scolarizzazione era zero, e con tutto quello che c'era la politica di allora voi potete immaginare quale confusione e quale responsabilità uno sentiva, anche perché lo capiva di non capire fino in fondo. Una volta il giornale, ma lo comprava una famiglia ogni 30, poi se lo passavano, se lo imprestavano. Qualcuno alla fine era talmente consumato che più di 10 famiglie non faceva. Io mi sentivo orgogliosa perché come donna
Ero subentrata a Vodacche, era la prima volta che noi altri acquistavamo il voto. Ma appoggiata a quell'altro più grande, sentivo la contentezza di loro che avevano acquistato pure un'altra volta la cosa da votare, ecco. Il fatto è che anche gli uomini erano ormai disabituati da molto tempo, non andavano alle urne, c'erano andati certo per i plebisciti, ma qui parliamo di una questione ben diversa di quello che è appunto una votazione democratica. Rieducare per certi versi alla cittadinanza fu il compito dei grandi partiti di massa, delle associazioni femminili. Bisognava costruire il nuovo cittadino e la nuova cittadina. Una guerra si riflette anche nei rapporti umani, anche nell'amore. E il mito dell'infallibilità maschile è crollato insieme ai ponti e alle case. Bisognerà rivedere le posizioni della coppia umana nell'opera di ricostruzione a cui tutti ci accingiamo. Le testimonianze sul primo voto lasciano trasparire una grande emozione, un momento di gioia, questo nella maggioranza dei casi. L'emozione fu grandissima, ma già da due giorni le donne si stava tutti a vedere alle scuole le sezioni. Fu una cosa interessantissima, perché noi le lezioni non ce le abbiamo mai viste né conosciute, sicché furono scelti i presidenti, i vicepresidenti, gli scrutatori, ognuno mandò solo e noi si farò tutti. E fu una cosa strabiliante. La campagna elettorale del 1946, sia quella inerente alle amministrative, sia quella inerente al referendum del 2 giugno, è affidata certamente alla stampa, ai manifesti. Si ha una grandissima produzione di manifesti, le città cambiano volto, manifesti di diverso tipo, anche curati, nonostante le ristrettezze economiche, nella grafica. Ma sono soprattutto i dirigenti e le dirigenti politiche il veicolo per la circolazione del discorso politico. Si davano volantini nei mercati, all'uscita delle chiese, si andava a fare riunioni di caseggiato, si facevano comizi nei cortili dei grandi agglomerati popolari. Faceva un lavoro porta a porta, insomma. Alcune operaie delle arti grafiche di Bergamo, l'istituto dove si preparavano le cartellette, me ne hanno dato alcune come modello. Quelle mi sono servite per andare in alcune case e incontrare persone alle quali insegnare a votare. Perché votare a loro sembrava di passare una montagna. Una lunghissima attesa davanti ai seggi elettorali. Sembra di essere tornate alle code per l'acqua per i generi razionati. Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d'esame. Ripassiamo mentalmente la lezione, quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi e molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra uomini e donne hanno un tono diverso, da pari. Abbiamo tanto parlato, però insomma, poi materialmente andare a votare era una cosa emozionante. Tutto fu una cosa stupenda, perché poi si votava anche per la Repubblica e per la Monarchia. Si diceva lasciamo la Monarchia, prendiamo la Repubblica. Ci fu
i risultati, si stette lì 2 o 3 giorni, perché poi dopo se ne parlava. Fu, che ti posso dire, come quando si stappa lo champagne. Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio, è quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. 2 contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Fu una cosa, un colpo di fucile. Ci si rese conto di essere nella storia, di essere uguali. Non è più il giovane avanguardista, me la daresti quella rosa che faceva il buono e il cattivo tempo. Te sei un povero disgraziato esattamente come sono io. Un discorso di questo genere era una conquista come quando penso un alpinista va in cima al Monte Bianco, ecco. La verità, mi batteva il cuore con una certa premura, stavo attenta perché mi poteva anche tremare la mano e quindi facevo scarabocchi invece che fare una bella croce. Infatti mi ricordo, ho fatto una bella croce, mi era venuta quasi la tentazione di metterci sotto la firma, poi mi sono bloccata, dico poi l'annullano e allora a questo punto mi sono, però la tentazione c'era. Innanzitutto ci siamo tutti ben sistemati, tutti ben vestiti, poi ci siamo tutti riuniti e siamo andati per queste votazioni. Queste votazioni le abbiamo fatte con grande entusiasmo, con gioia e con allegria. Aperta bene la scheda, ho guardato tutti i simboli, ho pensato finalmente le sofferenze mie e di tutta la popolazione ad un certo punto sarebbero cessate. Sul tram si vedeva la gente che cantava quelle bandiere che avevano votato, tutti contenti, in comitiva. Facevano il giro della piazza con dei camion che cantavano O Bianco Fiore, simbolo d'amore, e dall'altra parte invece si incrociavano e cantavano Bandiera rossa. Per me fu una cosa naturale, meravigliosa, che io potessi mettere una X, una croce, su una scheda che anche il più importante d'Italia valeva quanto la mia. Le donne che andavano a votare assieme ai mariti, si vedeva dall'espressione del viso se avevano ubbidito al marito o se avevano trasgredito, perché uscivano quelli che avevano ubbidito al marito con la testa alta, così come chi non ha ben capito. Quelli che avevano tradito uscivano da colpevoli con il viso un pochino chinato sul petto, come per dire io te l'ho fatta. Tra i timori diffusi nella società italiana, quello che le donne avrebbero poi di fatto votato come i mariti o i fratelli maggiori, gli uomini della famiglia in sostanza avrebbero loro indicato. Appoggiati appunto dagli uomini, andavamo noi incitati da loro, forza, mi raccomando, non ti sbagliare, sta attenta. Attenta come chiudi la scheda, attenta come scrivi, attenta se ci vedi bene, ci vedi, ma ci vedo sì, ci vedo. Mm.
Nella primavera del 1946, per le amministrative, le italiane per la prima volta sono elette. Sei donne sindaco e molte donne consigliere furono elette già in quell'occasione. Tra queste, Ada Natali a Massafermana nelle Marche e in Sardegna, donna Ninetta Bartoli, una nobildonna che mantenne l'incarico di sindaco per alcuni anni. Donna Ninetta è stata una donna molto audace. Ha costruito le case popolari. I terreni che aveva, si può dire che sono stati tutti donati in beneficenza. Per Boruta è stato proprio una cosa speciale. Tutti si fermavano per conoscere questa grande sindachessa. La stampa rivolge una grande attenzione alle elettrici. La stampa si preoccupa però di rassicurare l'opinione pubblica dicendo: oggi le italiane sono andate a votare, i fornelli sono spenti, le cucine vuote, ma guardate, questa è una parentesi, da domani torneranno a svolgere il loro tradizionale ruolo. Mi scrive una moglie: dopo tutto quello che ho visto e fatto, non mi sarà più possibile sopportare quell'aria protettiva, indulgente o perentoria di mio marito. Mi affiancherò a lui con una sicurezza e un'indipendenza che non so come egli sopporterà. Vengono elette all'Assemblea Costituente 21 donne su 556 membri. La piccola pattuglia femminile, la Pellola definì la stampa, sedute in Parlamento. Le donne ormai nelle istituzioni. Difficile che se non ci fossero state delle donne alla Costituente ci sarebbero stati quei principi che poi hanno consentito nel corso degli anni tutte le battaglie, sia per eliminare le norme della legislazione fascista che erano in contrasto con la Costituzione, sia per affermare i principi di parità delle donne. E quella piccola pattuglia femminile, pur tra tante difficoltà e numerosi contrasti, immise nel testo costituzionale dei principi importantissimi di parità tra i sessi. Cito l'articolo 3, ma penso agli articoli che riguardano in particolare il tema della maternità, della difesa della lavoratrice. Furono dunque queste donne coloro che permisero alle italiane di cominciare a porre una prima pietra per poi costruire quelle leggi che avrebbero di fatto poi portato una parità tra i sessi. C'è ancora molto cammino da compiere, bisogna dire che ci sono state delle battute d'arresto rispetto a come la Costituzione italiana era partita, ma dei passi in avanti si sono compiuti. Eravamo tutte nascite contente. A me la guerra mi ha fatto bene, è stata un'università che non avrei mai potuto frequentare, perché l'ho vissuta in un momento in cui ho capito. E così si è fatta la vita. Sembra che veramente aver vissuto 5 o 6 vite, anche di più. Mio padre aveva aspettato 30 anni, io potevo tradire la monarchia.
uno degli scrutatori faceva un fischio per svegliarli. Allora loro poverini uscivano. Mi dovete scusare, ma io sono così. Io lo so, il mio voto a chi lo do? Uomo o donna, quel che conta è che lasci la sua impronta.